Ciao Saliners, come state? Bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. E anche oggi, prima di iniziare questo vlog, salutiamo le 4 personcine che hanno commentato di più nello scorso video. Oggi un saluto speciale va a Arianna, Carlotta, Rachele e Tamarin. Vi mando un bacione gigantesco, vi ringrazio per tutto il supporto, vi mando un bacione e vi auguro una bellissima giornata. Mi raccomando, se volete essere salutati anche voi nel prossimo video, basta che commentate più che potete in questo qua. E io sceglierò appunto le personcine che hanno commentato di più. Buona visione! Io ho una faccia inguardabile sul serio. C'è vento, quindi se non si sente bene è per quello. Allora, mi sono svegliata da pochissimo e mi sono ricordata che dovevo andare alla mutua a prendere, no, non a prendere, a fare, a rinnovare tipo la tessera sanitaria di mia figlia. Quindi sto andando anche perché devo andare dalla pediatra oggi, devo assolutamente prendere l'appuntamento perché bisogna che la guardi per la tosse. Stavo dicendo, bisogna che appunto la guardi per questa tosse che non le va via. Io ho provato con qualche medicina in casa e queste cose qua, ma niente, ancora non gli passa e da un po' di giorni che ce l'ha. Riguardo alla febbre, secondo me gli è venuta appunto perché, come vi ho raccontato nelle storie di Instagram, gli ha fatto infezioni, gli ha fatto rigetto, come si dice, un orecchino. Il farmacista mi ha detto che probabilmente era per l'orecchino. Più che altro per il materiale dell'orecchino, che tra l'altro, come voi sapete, io alla Selena ho sempre messo argento, oro o tipo quelle cose. Solo che l'ultima volta che eravamo andati al Toys, verso settembre o poco prima di settembre, non so se vi ricordate, ma gli aveva comprato alla Selena degli orecchini che lei aveva visto e ha detto mamma li voglio, allora li aveva comprati. Erano quegli orecchini che appunto si vedono lì nei giochi, erano tanti, tutti colorati, alla serie piacevano un sacco e li voleva mettere, allora io glieli ho comprati. Non ci ho pensato nemmeno per un secondo che magari gli potessero far male per quel materiale, che poi io prima di prenderli ho letto dietro, c'era scritto che lo potevano mettere a partire dai 3 anni, la Selena, ma ormai mancavano pochissimi giorni, io dico vero, ormai mancavano pochissimi giorni perché compisse quei 3 anni. Adesso mi ha dato comunque, mi ha prescritto una pomatina, Gentalin Beta mi sembra si chiamasse. Mi ha prescritto di mettergli questa pomatina per almeno 2 mesi, tutte le mattine e le sere. E poi anche ovviamente di disinfettarlo, mi ha dato un disinfettante. L'autobus sta arrivando e adesso che mi sa, è quello lì. Ok, comunque io sono appena scesa dall'autobus e sono già arrivata al posto in cui devo arrivare e adesso devo chiedere e poi mi sa fare la fila qua. Finalmente sono riuscita ad entrare, ho preso il coso per mettermi in fila e mancano un po' di numeri. Che altro sono le lenti? Le ciglia. Finalmente sono riuscita ad uscire da quel posto, ragazzi, sono stata lì 2 ore in fila, ho fatto i documenti per la scena e adesso saliamo di sopra. Comunque mi sono voluta prendere la mia mamma con la Kiki e adesso saliamo di sopra che c'è la mia scommati. Sono appena arrivata. Sono appena arrivata a cosa? Tu vuoi tu? Ah, e sai cosa ha detto? Che tu sei stato. Non siamo più amiche, mi ha saltato la tita. Anche lui.
pochino per uscire, infatti stiamo aspettando l'autobus che è arrivato, e io ormai qui c'è la Shelle che è una bella bimba, quanto sei bella, ma che stile assurdo c'hai. Dopo vi faccio vedere meglio il suo outfit, però tanto è la tutina dell'Adidas normale con un top. Qua c'è Troia, abbiamo già messo la museruola perché ce l'hai legata sempre. C'è abbassato. E lì c'è la Miss con Matis Matto, dopo vi faccio vedere Matis Matto. E già! E mi sa che andiamo a fare aperitivo, da quel che ho capito da mia sorella. Allora, noi siamo già arrivati al bar in cui vogliamo andare a bere qualcosina. Sono con la Shelle che mi sono alzata un attimino per andare a prendere un gelato a lei qua, che io volevo assolutamente gelato, quindi anche un gelato. Gelato! Gelato! Torniamo dalle altre che ci sono. Sì. Io ho detto che quell'acqua faceva schifo perché sennò ci voleva andare a giocare. Lei piace un botto l'acqua, tipo se vede una pozzanghera di. Una pozzanghera di acqua, di fango, di quello che volete, cioè la che lei la vede lì che salta, mamma mia. Porca miseria, a me quando io potrò vedere Peppa Pig. È buona? Dopo mi sembrava la baba. Oh no! Sporcata, vieni qua. Ok, siamo appena arrivate da qua. Abbiamo presentato per la sera, l'ha già finito e lì sono le rimanenze. Lei sta guardando tu, così ci lascia con un aperitivo tranquillo. La pisce qui con Matis Matto. Guarda che cotto, mi sta facendo anche una merenda con il aperitivo. Qua c'è Lele. No, hai la sedia apposta, amore. Inizia a giocare, ecco. I drink sono arrivati, io ho preso un botto alla blu, i quattro bianchi oggi era troppo forte. Abbiamo preso il tagliere con l'aperitivo, abbiamo saputo capire che era la maraguglia e ora vi faccio vedere. C'è i bimbi! Che Lele la controlli. Tragito! Troi! Ai! Guarda, è molto! Che bello che è! Siamo appena andate via dal bar in cui eravamo a fare l'aperitivo. Io sono sempre con Troy. Le ragazze sono un pochino più avanti di noi. Sono E niente, mi sa che adesso andiamo un attimino in antichità perché c'è la Mish che deve prendere le cose. Siamo venuti attimino qua al parco così la Shelle gioca un po'. E lei è già all'azione, ovviamente. Qua c'è Troy che tira un casino. Ehi! Vuoi andare lì? Pappa! Brava principessa! Oh,
però che siete ignoto, no! No, vuole come sua mamma, secondo me. Ai, ecco il sorrisone. Ai, stiracchiamento in corso. Ai, amore, cosa giochi? Aha. Posso giocare con te? Evviva! Wow! Wow! Oh mio Dio, Selena, cosa vuoi dire? Ho fatto questo gioco? Strisciati, cioè presente a me tipo sui jeans un botto, tipo ogni volta che li prendo mi strisciano per terra, questi invece no, dai, guardabile come cosa. Petit. Ok, dopo tanti giochi è arrivato il momento di andare alla fermata. Non scappare. Ok, aggiornamento, siamo riusciti a raccattare la Selena che era scappata per qualche frammento di secondo e l'autobus non passava più lì dove pensavamo di prenderlo, quindi ce la siamo fatti un po' fino a piedi fino alla stazione. E qua c'è la Selena, Elena, siete Michelle, siamo ancora tutte vive. Quindi adesso prendiamo l'autobus, andiamo a casa e visto che mangiamo fuori a cena andiamo in un ristorante e proviamo. Mi lasci stare?
Dai, basta! Senti, pratica! L'autobus sta per partire adesso e arriviamo a casa. Andiamo lo stesso, anche se senti, pratica! Cosa? Non è sparare! Che tipo? Ehi, non ti scaccola! Ehi! Coco! Ho sbagliato fermate e siamo scesi a quella prima, però vabbè, ormai siamo quasi sotto casa, ancora tutto completo e niente, saliamo, mi sa che verso le 8 vengono a prendere Elena a casa e poi noi usciamo per appunto cenare in questo ristorante nuovo che hanno aperto per Oviano. Andiamo a tre. Cucù. Finalmente siamo arrivate a casa dopo la lunga passeggiata. Mi stanno giocando con questi codini che erano i giochi della sera piccola, infatti mia sorella li sta un pochino disinfettando, si beve anche l'alcol, così ma tipo iniziare a giocare. Ciao! Sono fermati quelli, lo sai, perché per te sono piccolini ormai. Sono fermati, amore, io lo so, però sono fermati. Che cosa sta cucinando, perché mi sa che alla fine mio fratello ci ha paccato e quindi niente ristorante per Oviano, perché è un e quindi io e la Stella ieri che abbiamo fatto la spesa abbiamo deciso di prendere gli ingredienti per fare la sbriciolata, la torta che faccio spesso, e infatti ho quella ricotta e adesso io e la Stella ci mettiamo all'opera per fare questa squisita. Allora, voi non l'avete visto, ma io intanto ho partorito in pratica, perché ho fatto qua quello che si mette là dentro, la sbriciolata, e qua ho fatto l'impasto. Poi ho messo... qua devo mettere sto coso in forno e poi appena si cuoce un pochino lo devo riprendere e mettere questa cremina qua che è ricotta, zucchero e gocce di cioccolato. E poi quando... E poi metto in forno. Aspetta un po'. Tolgo, metto la cremina, e poi dopo che metto la cremina metto subito questa qua tutta sbriciolata e viene fuori appunto la sbriciolata che appunto devo rimettere in forno. Cosa volete? Ti meno se gli dai telefono. C'è il tuo cane che ci prova con il mio cane che sta giusto per mettere un... Quindi anch'io potrei avere quello. Non molestare il mio Troy, poverino. Bello? Sì. Tu sei bluta. Ehi. Sono Giovanna.
Io le odio, mi fanno un po' cagare, tranne uno. Ti faccio vedere. Termina. Te lo voglio finire? Sì. Tranne lei, ma lei è grossa, puoi dire che è un maschio, ma ti giuro, è troppo figa, non chiedo. Poi i tatuaggi che c'ha. Non devi vedere questo, devi vedere. Ma nuda, ma nuda! È una prostituta! La io non so, le porta casino, lei è prostituta. Sì che lo dico, come no? Ma se la roba di farlo, tiene i celluliti. Però la narga è rifatta. No, ma voilà, no! Non è rifatto, ma fa palestra come una madonna. No, ma fa, sì, fa, fa palestra. No, che si dopa, però. Ma le persone pensano, si dopa non fa niente nella vita. Cioè, si dopa, fa delle siringhe e non deve fare palestra, né fare dieta, né niente. Davvero? Ma non tutti io allora. No, funziona così, non è che se ti dopi non puoi fare, non devi fare palestra e c'hai il culo bello. No, non è film. Ma lo può? Guarda. Che c'è volendo, amore? Che pazzo! Guarda, amici! Questa è basta la donna! Guarda la donna! Boom. Mi ha sbruciato apposta. Appena l'ha morta cade tutta. E niente amori, comunque è già il giorno dopo. Io ieri mi sono addormentata perché poi siamo andate ad accompagnare mia sorella a casa in macchina con mia mamma. E poi sono arrivata a casa, appunto sono crollata, scusate. E stamattina quando mi sono svegliata non ho vloggato più perché dovevo andare di corsa dalla pediatra. Infatti siamo andate con la Selle, gli hanno prescritto di fare tanto aerosol e qualche antibiotico perché ha la tosse con molto catarro. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto vi ricordo di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina e mettere un pollice in su. Niente amori, io come sempre vi ringrazio di averci seguito in questo vlog. Vi auguro una bellissima giornata, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.